Buonasera, ben ritrovati. Comincia una nuova settimana insieme, punti di vista. Ospite questa sera un sindaco, Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari in provincia di Padova. Ben ritrovato. Buonasera Patrizia, un saluto a chi ci sta ascoltando e guardando. Allora, grazie per essere qui. Naturalmente noi questa sera faremo insomma delle chiacchierate abbastanza generiche, entreremo poi nel dettaglio di San Martino di Lupari, ma io voglio subito chiedere al sindaco così un po' le sensazioni dopo questa grande festa degli alpini che si è svolta a Bibbione. Sensazioni positive, bellissime, devo dire, è proprio una festa. Quando si va alla manifestazione degli alpini, devo dire che si respira un'aria di festa, di tradizione naturalmente, e si sta bene perché c'è un'accoglienza che è tipica proprio degli alpini. Io ho partecipato insieme al gruppo di San Martino di Lupari. Ecco, tra l'altro eravate anche abbastanza, no? Eravamo un gruppo di una cinquantina di rappresentanti, il gruppo è anche più numeroso, siamo stati insieme tutto il giorno, è stata appunto una giornata di festa, ma anche emozionante, insomma, per quello che va anche a ricordare come gruppo. Ecco, anche perché poi insomma è stato anche poco tempo fa, insomma c'è stato un altro grande appuntamento con gli alpini in Veneto, insomma è una tradizione che si rinnova e quest'anno anche nel segno della pace. Assolutamente sì, diciamo che il messaggio degli alpini è un messaggio di pace, chiaramente, e viene scritto anche tutti i manifesti che loro fanno scorrere nella sfilata. Devo dire che gli alpini non sono solo questo tipo di manifestazione che colpisce chiaramente le TV e fa partecipare le persone che sono sempre molto affettuose, non solo per gli alpini ma anche per i rappresentanti delle istituzioni. Devo dire che gli alpini sono un corpo che è sempre presente al servizio della comunità, disponibili, quindi sono un gruppo sul quale si può contare non solo nelle commemorazioni, nelle celebrazioni, ma anche negli aiuti quotidiani nella nostra città. E allora davvero grazie a tutti gli alpini e davvero un abbraccio virtuale a tutti quanti. Sindaco, quando si parla di pace, ogni volta purtroppo che ci giriamo, che apriamo un telegiornale, ci accorgiamo di quanto siamo in sofferenza in questo momento. Si cerca di prendere una strada verso la pace, poi in realtà ti accorgi che i potenti, i più grandi, fanno dei passi indietro. Qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista è che la pace deve sempre essere l'obiettivo che non si deve mai abbandonare. Non ci sono alternative, la guerra non può mai essere la soluzione, quindi è comprensibile che nei negoziati ci possono essere dei momenti favorevoli e dei momenti meno favorevoli, ma credo che non ci sia alternativa, quindi bisogna assolutamente essere vicini a chi lavora per la pace e non scoraggiarsi quando magari c'è qualche passo indietro oppure ci può essere uno scoraggiamento proprio perché magari ci si aspettava dei progressi superiori rispetto a quelli che magari siamo purtroppo abituati a vedere. Quindi la pace è l'unica soluzione, bisogna lavorarci assiduamente e essere vicini appunto anche con il nostro sostegno a chi lavora per la pace. Allora, abbiamo fatto un po' una panoramica, poi torneremo ancora sulle notizie a carattere nazionale. A questo punto però io vorrei entrare nel suo territorio, se ce lo permette. Assolutamente sì. Allora, qual è la fotografia di San Martino di Lupari in questo momento? Quali sono i progetti principali sui quali state lavorando? Beh, ringrazio Patrizia, tutta la telecittà per darmi la possibilità di parlare del mio comune, insomma sono assolutamente orgoglioso di poterlo rappresentare. È una città straordinaria, molto vivace da un punto di vista imprenditoriale, associativo, di volontariato e anche culturale, quindi è una città che merita veramente di essere vista e vissuta. Noi stiamo lavorando fondamentalmente per rendere San Martino di Lupari sempre più attrattiva e vivibile per chi ci abita naturalmente, ma anche per le persone che ci vogliono venire ad abitare. E per questo i nostri progetti sono sempre volti in questa direzione naturalmente. Ecco, adesso nel corso della trasmissione andremo un pochino a sviscerarli tutti. Io vorrei raccogliere un'anticipazione
informazione, perché so che poi questa sera c'è anche un evento che coinvolge la cittadinanza su un nuovo progetto. Qual è? Beh, questa sera presentiamo in una frazione presso la Casa dell'Amicizia a Campagnalta il progetto della nuova rotatoria. Se n'era già parlato, però adesso è prossimo l'inizio dei lavori, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, e quindi da un punto di vista sia storico, perché questa rotatoria si inserisce in un progetto molto più importante, quindi è il completamento di questo progetto che è partito dalle precedenti amministrazioni, vorremmo condividerlo con la cittadinanza, spiegarne appunto quali sono stati i passaggi che le hanno consentito di poterci arrivare, e abbiamo invitato anche il progettista che da un punto di vista tecnico la può spiegare. Insomma, i cittadini che vedranno nei prossimi giorni il cantiere che si apre avranno già una presentazione di quello che succederà alla chiusura dei lavori. Senta, ma com'è la cittadinanza? C'è un dialogo costante? Vi confrontate? Partecipano alle attività dell'amministrazione? Devo dire che mi sento molto voluto bene dai sammartinari, io voglio molto bene i sammartinari, nel senso che c'è un dialogo continuo sia nei canali, diciamo così, istituzionali, tramite il ricevimento in comune, tramite le segnalazioni, anche tramite il numero WhatsApp, ma anche nella condivisione per strada, quando si fa due passi al mercato oppure si va a prendere un caffè al bar. I sammartinari sono persone generose e disponibili davvero, e non lo dico da sindaco per volere assolutamente incensare i sammartinari, ma chi abita a San Martino di Lupari è così, sono anche molto onesti e qualche volta critici, ma dove le criticità che vengono segnalate effettivamente corrispondono a dei problemi da risolvere, e chiaramente, come in tutti i posti, anche noi abbiamo ovviamente dei progetti per migliorare quello che magari c'è da migliorare. Quindi devo dire che c'è un dialogo continuo, un confronto continuo che aiuta, anche uno stimolo per fare sempre meglio. Ecco, poi insomma diciamo anche che le critiche, quando c'è il confronto, aiutano appunto a costruire, a crescere anche. Beh, questo sicuramente sì, ecco, non bisogna essere assolutamente delle persone che non accettano le critiche. Da parte mia e da parte delle mie amministrazioni siamo anche assolutamente onesti nel comprendere che ci sono tante cose su cui bisogna lavorare, e quindi chiaramente quando arrivano delle segnalazioni da parte dei cittadini, noi abbiamo anche per esempio un territorio molto molto vasto, insomma da nord a sud, è chiaro che le prendiamo in considerazione, cerchiamo di valutarle anche per urgenza e cerchiamo di dare delle risposte concrete da un punto di vista pratico, da un punto di vista anche programmatico. Ecco, poi lei, insomma, ricorrono i 2 anni, no? Dall'inizio del suo mandato. Sì, è una bella emozione, il 13 giugno sono stati 2 anni in cui il sottoscritto è stato proclamato sindaco, quindi si è avviata la nuova amministrazione, e sono stati 2 anni sicuramente positivi, e in cui chiaramente ho cercato di parlare con i miei cittadini, di fare squadra con la mia squadra, di poter essere a disposizione appunto delle persone, e credo insomma che, questo bisognerebbe chiederlo naturalmente ai cittadini, insomma credo che siamo a disposizione di poter dire che il bilancio è positivo, ma cerchiamo di fare sempre meglio. Allora, tra un po' le chiederò anche le priorità di quello che verrà fatto nei prossimi mesi. Volevo capire anche il suo rapporto con i social, perché lei insomma dialoga spesso, e secondo me questo mezzo porta anche a delle grandi opportunità, no? Perché si mostra quello che l'amministrazione fa, e c'è magari anche la possibilità di interagire. Diciamo che aspetto le critiche degli altri sui social, nel senso che i social, per come lo vivo io dal punto di vista da sindaco, è un social comunicativo, cerco di dare le informazioni ai cittadini di quello che si fa, delle iniziative che ci sono, per fare in modo che ci sia una condivisione. È sempre un social di comunicazione, informativo. E devo dire che credo insomma che raggiunga una fetta importante delle persone, dei cittadini. Ecco, tra l'altro io ho visto, che sono andata ovviamente a guardare, ho visto che lei è presente anche a numerose inaugurazioni di attività commerciali nuove, quindi insomma è un territorio vivo, è un territorio che cresce, si sviluppa ancora di più.
Sì, è un territorio vivo che cresce, sono felice di potervi partecipare perché credo sia un segno importante che il primo cittadino sia presente a queste inaugurazioni. Ho avuto l'onore di partecipare a più di un'inaugurazione, devo dire, il che vuol dire che il nostro territorio è appetibile, è un territorio in cui le aziende credono, vogliono investire. E se mi posso permettere, Patrizia, devo dire, ho avuto anche il piacere di festeggiare delle attività che hanno compiuto addirittura 100 anni. Questo è meraviglioso, e questo davvero. È, devo dire, ho usato, facendo un saluto, il termine straordinario, perché arrivare a 100 anni vuol dire che queste attività hanno una professionalità, una capacità di rinnovarsi nel tempo, stare dietro ai tempi, anche le innovazioni che possono esserci appunto da un punto di vista tecnologico, ma hanno anche una grande, posso dire, gradevolezza da parte dei cittadini, sono molto amate dai cittadini di San Martino di Lupari che riconoscono il duro lavoro per arrivare a questi importanti risultati, 100 anni, 80 anni, 70 anni, quindi davvero sono dei traguardi importanti, anche perché poi insomma negli ultimi anni abbiamo passato dei momenti certamente non facili, prima la crisi economica insomma che ha travolto moltissime aziende per un arco temporale piuttosto ampio, poi abbiamo avuto il Covid, adesso insomma abbiamo altre difficoltà, e quindi davvero vanno i complimenti a questi imprenditori perché poi sono quelli che smuovono l'economia e creano lavoro. Sono perfettamente d'accordo, e il compito dell'amministrazione è di essere vicino a queste attività, far sentire che si è presenti naturalmente. Quali sono, Sindaco, le iniziative che avete intrapreso per supportare l'ambito commerciale? A parte la presenza, naturalmente gli imprenditori sono bravissimi e chiaramente non è sicuramente l'amministratore che deve essere la loro guida, ma essere di supporto certamente. Certamente abbiamo promosso e ha creato il distretto del commercio l'anno scorso ed è un traguardo importante per raccogliere le energie e le attività anche commerciali della nostra città, che sono sicuramente molto importanti. Anche questo è un passo per poter partecipare di bandi di finanziamento, sviluppare quello che può essere la peculiarità propria delle attività di San Martino di Lupari, quindi un passo proprio anche concreto per il riconoscimento delle attività proprio nella nostra città. Ecco, hai parlato prima anche di sviluppo per attrarre nuovi cittadini, nuove imprese, che direzione state prendendo? Stiamo cercando di migliorare al massimo anche quello che può essere un'accoglienza dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando adesso e presenteremo il progetto a brevissimo per la riqualificazione e il rifacimento del Parco Serenissima, che è un parco molto centrale a San Martino di Lupari, vicino alla nuova biblioteca e l'aula studio che abbiamo inaugurato poco tempo fa, poche settimane fa, e che vuole essere il cuore pulsante di San Martino di Lupari. E questo perché? Perché deve essere un luogo di incontro, un parco che, al di là della riqualificazione, consentirà tre ingressi video sorvegliati anche per garantire la sicurezza, e che quindi potrà essere un punto di incontro e anche un luogo dove si svolgono delle altre attività. Ma mi riferisco in particolare anche al miglioramento dei percorsi ecologici molto frequentati dai sammartinari, sia per delle semplici passeggiate o per l'attività sportiva, che sono dei luoghi molto gradevoli dove, oltre a fare appunto queste passeggiate, si possono fare luoghi di incontro. Quindi l'obiettivo, come dicevo, è quello proprio di migliorare la qualità della vita anche da questi sistemi, questi miglioramenti di quello che c'è già. Ecco, prima telecamere spente abbiamo fatto alcune riflessioni sui giovani che io volevo condividere anche con i nostri telespettatori. Quello che sentiamo quando arrivano i sindaci qui a Punti di Vista con i quali dialoghiamo è la distanza delle persone più giovani dal mondo della vita politico-amministrativa dei territori. Lo riscontri anche tu? Purtroppo sì, anche le ultime elezioni europee devo dire che abbiamo visto che la fascia di età tra i 20 e i 30 anni è andata poco a votare. E quindi abbiamo avuto sicuramente una scarsa partecipazione, questo deve far riflettere molto. Devo dire che da parte degli amministratori e della politica in generale si deve interrogare proprio per far sì che questi nuovi giovani si
avvicinino alla politica, perché veramente è il posto dove si possono portare le idee, si può migliorare quello che è la politica che sta già facendo. E io credo che le idee più belle proprio devono arrivare dai giovani, insomma, che con la loro, ovviamente, le loro iniziative possono portare delle novità importanti. Quindi sicuramente cercare di far di tutto per coinvolgere i giovani. Tra l'altro, devo dire, Patrizia, i giovani sono una risorsa straordinaria. Noi che abbiamo inaugurato da poco l'aula studio è frequentata da un numero importante di giovani che vanno lì, che studiano, è un po' un luogo dove possono anche confrontarsi tra di loro. Cioè, i giovani sono veramente straordinari ed è la maggior parte dei giovani, quindi davvero è il nostro futuro, che non è solo un modo di dire, però dobbiamo veramente puntare però anche con un coinvolgimento nella vita amministrativa e politica. Ecco, bellissimo sentire queste tue parole, perché chiaramente infonde fiducia, perché poi sempre quando guardiamo i giornali ci rendiamo conto che purtroppo c'è anche un'altra categoria di giovani che preoccupa, ed è purtroppo quella che ha un altro aspetto, che è quella dei giovani più violenti, che delinquono e che certamente rappresentano un problema. Certamente sì, e infatti l'attenzione e la collaborazione tra le amministrazioni, l'apporto fondamentale delle forze di polizia, dei carabinieri, con cui c'è un dialogo continuo, è sempre per attenzionare i giovani, da quelli anche della fascia più bassa, soprattutto a crescere. Ed è vero però che fa più rumore un giovane, chiaramente, che fa notizie, piuttosto che 100 che sono dei bravi giovani. Io credo molto nei giovani, perché li vedo, li guardo negli occhi, ci si porta una grande positività in quello che fanno. Hanno sofferto molto, si richiama spesso il periodo del Covid. Adesso si tende magari qualche volta, non dico a dimenticarlo, ma proprio anche a volerlo allontanare. Però credo che abbia lasciato dei segni importanti anche nelle relazioni tra i giovani. Però vedere i giovani che anche a San Martino fanno volontariato, adesso a San Martino a livello parrocchiale ho organizzato il gruppo estivo, il GREST, e c'è una grande partecipazione. Ho sempre il piacere di fare un saluto, almeno da quando sono sindaco naturalmente, alla serata finale del GREST, e c'è una partecipazione di giovani che fanno il GREST e di animatori importante, ma anche, appunto, come dicevo prima, nelle attività delle associazioni. San Martino di Lupari è una città da tante associazioni frazionali del centro, e molti giovani partecipano insieme con i più grandi, senza contare i giovani meritevoli che l'anno scorso sono stati assegnatari di borse di studio. Quindi... Ecco, è molto bello. Allora lasciamo da parte questa sera il pensiero di chi, insomma, crea problemi, e portiamoci nel cuore veramente l'impegno di questi ragazzi che si danno tantissimo da fare. E come dicevi, avete assegnato anche diverse borse di studio. Le abbiamo assegnate per i più meritevoli. Abbiamo scelto di non guardare la soglia di reddito, perché credo che era giusto premiare i ragazzi che fossero meritevoli, che avessero superato un certo tipo di media, e credo che il messaggio che l'amministrazione ha voluto dar loro è che loro devono sempre puntare sui loro talenti. Ci sono tante persone che hanno talenti, non so, nel mondo dello sport, nel mondo, diciamo così, imprenditoriale, quando saranno più grandi, ma molti giovani sono molto bravi a livello di studio. Studio vuol dire sacrificio, vuol dire rinunce, vuol dire anche qualche pianto quando magari le cose non vanno bene, e ci sono delle famiglie che li supportano. Ecco, questi giovani devono essere orgogliosi di aver raggiunto una borsa di studio, che non è regalata, ma è assolutamente un premio in base ai voti. Come dicevo poc'anzi, abbiamo voluto slegarli da quella che è la soglia di reddito, per dare una soddisfazione vera e un incentivo che, impegnandosi, si riescono a raggiungere i risultati nella vita. Ecco, quindi un saluto anche a questi ragazzi e alle loro famiglie. Poi, insomma, abbiamo ricordato anche il mondo del volontariato, che è sempre molto attivo, un volontariato con il quale anche la nostra rete spesso si interfaccia con numerosi appuntamenti in diretta, e quindi veramente grazie, perché poi il volontariato è un diamante per il territorio. Devo dire che a San Martino di Lupari il volontariato è sempre stato un elemento che contraddistingueva la città.
Approfitto adesso per ringraziare veramente tutti coloro che fanno volontariato e si mettono a disposizione per far crescere una città. Senza le associazioni di volontariato le amministrazioni restano assolutamente da sole e diventa difficile fare delle attività senza appunto le associazioni. Mi riferisco alle associazioni in materia ludica, ma anche associazioni culturali, quindi di volontariato nel sociale, associazioni sportive che portano i nostri ragazzi a fare delle attività che appunto li tengono lontani da altre distrazioni. Ecco, su queste associazioni San Martino di Luperi credo che possa dire che è veramente una città gioiello sotto questo punto di vista. Allora, adesso io vorrei entrare invece nel dettaglio del sociale, perché ricopre un ruolo importante questo tipo di servizio, questo tipo di attività dei comuni, perché ovviamente entrano poi in tante problematiche del territorio. Sì, diciamo che il sociale è la parte che ci deve stare un po' più a cuore, perché ci sono le persone fragili, le persone che chiaramente non fanno notizia, ma che hanno dei problemi importanti, insomma, a livello di alloggio, dove si trovano a dover chiaramente a trovare un posto dove stare, non necessariamente per delle difficoltà, magari perché non hanno delle soluzioni abitative, alle persone indigenti, agli anziani fragili. Quindi un'attività dell'amministrazione, chiaramente il sociale in condivisione con le aziende sanitarie, che deve essere sempre tenuto sotto controllo, deve essere seguito con particolare attenzione, perché la solidarietà deve guidare chiaramente tutte le attività. Abbiamo, devo dire, anche un ufficio che è molto attento su questo aspetto, insomma, e è fatto bene a ricordare il sociale, perché è chiaro che non va sui social, non è un'attività, No, anche però è perché poi c'è la l'attività dignità delle persone, no? Che magari tante volte assolutamente. non hanno coraggio anche di esporsi, di raccontare, di mostrare le loro sofferenze. E per questo ci vuole l'amministrazione, che deve tenere gli occhi aperti, deve andare a guardare e trovare delle soluzioni ancora prima, magari se è possibile, che qualcuno venga a chiedere, insomma. E quindi è molto importante un'attività di attenzione particolare proprio per le persone, come dicevo, fragili, e questo a 360 gradi. Qual è la tua visione sul futuro di San Martino di Lupari? Beh, io sono una persona assolutamente ottimista e vedo che San Martino di Lupari ha delle potenzialità enormi. Per quello che dicevo prima, perché non c'è solo l'amministrazione, c'è una sinergia anche con i cittadini, c'è proprio la volontà, anche come dicevamo prima, quando ci sono dei suggerimenti, li chiamo io, delle indicazioni, di migliorare sempre di più. Si accavallano progetti su progetti nei vari ambiti, da quello sportivo a quello naturalmente culturale. Siamo una città che ha delle risorse straordinarie dal punto di vista appunto associativo. Parlavamo di società sportive importanti che viaggiano proprio anche su dei campionati di eccellenza, sino addirittura nelle massime serie, ma che hanno trainato quelli che sono il settore giovanile. Abbiamo un volontariato nell'ambito proprio anche culturale, con la promozione della nostra biblioteca e quindi con una continua attività culturale. Abbiamo un museo che è il Museo Umbro Apollonio di Arte Contemporanea, che è un gioiello che vogliamo valorizzare, che è visto da molte persone che vengono soprattutto da fuori, ma soprattutto abbiamo un territorio che stiamo cercando di migliorare e, come dicevo prima, da rendere sempre più accogliente. Quindi io vedo San Martino di Luperi che sta crescendo, e sta crescendo sempre di più, e credo che crescerà di più proprio perché c'è questo desiderio di migliorare il posto dove stiamo. Ecco, quali sono le prossime iniziative che partiranno? Abbiamo sentito questa sera, insomma, verrà presentato il progetto di questa rotatoria così importante, ma ci sono anche delle priorità successive.
Ma devo dire che, come ho detto prima, stiamo lavorando proprio per la riqualificazione del Parco Serenissima, per dire un progetto che verrà, diciamo così, presentato a brevissimo. Ma ci sono tante altre iniziative, stiamo redigendo dei progetti proprio per migliorare quello che per noi è una cosa importante, che sono le nostre strade. Le nostre strade hanno bisogno di una grande manutenzione. Abbiamo stiamo ultimando di asfaltare una strada importante che è via Leonardo, ma ci sono tante altre strade che hanno bisogno di una grande manutenzione e chiaramente con degli interventi che saranno programmati da quest'anno e il prossimo anno, senza contare che una città che vuole essere una città che cresce deve avere una costante manutenzione del verde, deve avere delle aiuole, secondo me, che sono un biglietto da visita, e anche sotto questo punto di vista l'attenzione da sempre è stata per cercare di migliorare sempre di più. Oltre, se posso dire, alla parte della sicurezza. Sicurezza che vuol dire chiaramente cittadini che possano girare con la tranquillità e comunque la sorveglianza dei posti di frequentazione. E stiamo implementando il numero delle telecamere nei luoghi scolastici più nei luoghi di aggregazione. Abbiamo fatto anche degli studi e quindi questi saranno implementati per valutare quella che è la salubrità delle nostre piante. E ne abbiamo tolte anche qualcuno nel piazzale principale perché erano diventate pericolose, insomma. E Ecco, un quindi. aspetto non da sottovalutare, insomma, perché spesso la cronaca ci racconta di alberi che piombano sulle strade improvvisamente, possono rappresentare veramente un rischio per i cittadini. Senta, io la interrompo su questo argomento perché ormai abbiamo pochissimi minuti e non volevo perdermi un altro argomento che sicuramente interessa anche molto ai cittadini, e mi riferisco purtroppo alle problematiche che il maltempo dell'ultimo periodo ha provocato. Come l'avete vissuto? Beh, hai aperto un capitolo importante su cui bisogna fare una riflessione seria. San Martino dei Lupri ha avuto appunto questi problemi sulle piogge. Abbiamo sicuramente attivato la protezione civile. Ci sono stati sia il comune ma soprattutto dei cittadini che hanno avuto dei danni dall'allagamento, soprattutto nei piani interrati. Ci siamo attivati anche con la protezione civile, come ho detto prima, per porre dopo il primo allagamento, distribuendo dei sacchi di sabbia, e per questo, ora, consentimi, Patrizia, di ringraziare tutti i volontari che si sono messi a disposizione, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale, i dipendenti comunali, ma se posso spendere una parola in particolare per i volontari della protezione civile che sono stati straordinari, sempre disponibili. Davvero, guarda, una parola importante. Rispetto ad altre città limitrofe che hanno i corsi d'acqua, forse abbiamo avuto dei danni inferiori, ma sicuramente dei danni. Però insomma lì Diciamo, è però rimasto abbiamo avuto. anche il segno con. Stavo dicendo infatti che un segno importante è che c'è stato il crollo di un muro di contenimento del sottopasso, che era un'arteria, una strada provinciale, un'arteria importante per il collegamento nord-sud, non solo del veicolo, del trasporto pesante per San Martino dei Lupri, ma anche delle attività limitrofe. C'è una continua interlocuzione con la provincia per cercare di trovare la migliore soluzione possibile, anche in tempi rapidi. Anche nel frattempo trovare una via alternativa, insomma, ci sentiamo con i sindaci vicini per trovare delle soluzioni. Devo dire questo che ho avuto una grande attestazione di disponibilità da tutte le imprese che si trovano non solo ad avere delle difficoltà per i loro mezzi che escono, ma anche a far arrivare quelli che di solito arrivavano magari dall'estero, che quindi non sanno come trovare la via per le aziende. Devo ringraziarli per la disponibilità e mi auguro che a breve, quantomeno per la viabilità, ci siano delle soluzioni buone, diciamo così, e che quanto prima, insomma, anche il problema del sottopasso, insomma, che sta affrontando dalla provincia di Padova, Possa essere risolto. possa essere risolto quanto prima con una soluzione definitiva. Perfetto, allora Sindaco, noi siamo arrivati proprio alla fine del nostro spazio orario con un argomento importantissimo. Noi speriamo di essere stati importanti per i suoi cittadini, che le lascio salutare.
Saluto tutti, ci vediamo per le vie del paese e sempre forza San Martino di Lupari. Grazie al sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior, naturalmente arrivederci. Alla prossima, quando mi chiamate io vengo molto molto volentieri. Buona serata anche a tutti voi, ci vediamo domani sera sempre qui, Punti di Vista, ore 19.